Venerdì 3 giugno, buongiorno amici di Lecce News 24 e ben ritrovati all'interno delle nostre breaking news. Apriamo con la cronaca e con la notizia di tre arresti da parte di tre giovani di Copertino, arrestati con l'accusa di tentata estorsione, rapina aggravata, rissa, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I tre infatti avrebbero aggredito e rapinato tre commercianti pakistani, gestori di un regolare gazebo di bigiotteria. E in manette è finito anche un uomo di Lecce, arrestato nelle scorse ore dalla polizia, reo di aver minacciato e picchiato la sua ex compagna. Si tratta di un 39enne denunciato dalla stessa donna, la quale ha dichiarato di avere convissuto con lui per 3 anni e che dopo un primo periodo di serenità l'uomo abbia rivelato tutto il suo carattere violento, muovendo anche numerose richieste di denaro. Nuovo sbarco di migranti alle prime luci della mattinata di ieri, intercettato dalla Guardia di Finanza in località Orte, nei pressi di Otranto. 10 immigrati somali e siriani sono stati trasferiti nel centro di accoglienza Don Tonino Bello, Manette Polsi invece per i 2 scafisti, entrambi brindisini. Voltiamo adesso decisamente pagina, passiamo allo sport perché si è conclusa con una notizia inaspettata la stagione del Lecce. Al termine dell'ultimo allenamento svolto questa mattina a Via del Mare, infatti, il responsabile dell'area tecnica Stefano Trinchiera ha rassegnato le sue dimissioni. Unione Sportiva Lecce, si legge in una nota della società, ringrazia Trinchiera per il lavoro svolto con la massima professionalità e dedizione verso i colori giallorossi e augura al contempo le migliori fortune professionali, certi che possa confermare in maniera sempre più forte le sue capacità. Calciatori adesso in vacanza in attesa dell'ingresso nell'organigramma del nuovo socio e del nuovo DS. E infine i motori, inizierà ufficialmente oggi la 49esima edizione del Rally del Salento, la prestigiosa corsa automobilistica tra le più rinomate del panorama nazionale in campo di motori. Saranno 58 i team in gara, oggi le prime curve, mentre domani la volata decisiva per la premiazione. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per aver scelto la nostra informazione e vi ricordo il nostro sito www.leccenews24.it per tutte le altre notizie da Lecce e dal Salento. Buona giornata! Thank you.